è proprio un invito non a scrivere sui muri, ma suona la chitarra. Prego. Claudia Di Stefano, tempistai.net, una domanda a Cristiana. In un'intervista hai detto che non è necessario andare fuori dalle regole per essere modello dei giovani, parlavi di alcuni modelli tipo Paris Hilton, in un'intervista a Vanity Fair, ma i giovani comunque tendono nella loro fase della vita ad andare fuori dalle regole. Dammi una tua definizione, più che definizione, tu ti senti giovane, hai superato quella fase di giovane? Cioè, sentirmi sono effettivamente. Anche anagraficamente. Lì, però dal punto di vista professionale fondamentalmente hai già un discreto background. Qual è la sensazione che tu hai guardando dal dentro e dal di fuori del mondo giovanile? Guarda, io credo che dietro ogni forma di eccesso ci sia un richiamo di attenzione. Come ho detto prima, credo che anche scrivere sui muri o fare delle cose diverse ma in qualche modo eccessive sia appunto un modo di richiamare l'attenzione. Dietro questo c'è la necessità di trovare dei riferimenti, dei punti di riferimento che molto spesso mancano. Io nella mia vita ho seguito una vita fatta di regole mie, non credo che esista una morale assoluta, ma esiste una morale per ognuno di noi, soprattutto relativa a quello che si vuole fare. Io avevo le idee chiare su quello che volevo fosse il mio futuro, nonostante io mi sia laureato, ho sempre perseguito l'obiettivo di questo mestiere, quindi non avevo tempo per fare cose eccessive che mi distogliessero dal mio interesse principale. Quindi avere una passione credo che sia il motore di una vita sana, equilibrata e regolare. Credo che sia necessario l'equilibrio per dare al mestiere la rettitudine che necessita per essere ben realizzato. In quell'intervista in particolare mi riferivo al fatto che il sistema mediatico ama parlare degli eccessi in maniera negativa. Io non amo parlare delle cose negative, mi piacerebbe parlare di persone che fanno grande il nostro paese nel mondo, tra i quali Valentino Rossi, per esempio. Ci sono altre domande? Prego, grazie. Sono Leonard Patchett, sono qui per un newsletter di Orbit Casting. Volevo tornare sul tema dei contenuti di questo film. Lei ha accennato il contenuto, per esempio, della critica, che è molto forte e molto marcata nel film, in varie scene, in un contesto ben più generale del conformistico e di quello che, a mio avviso, contrapporre quello che il film contrappone a pure valori che sono molto criticabili e che lei ovviamente vede come criticabili, che io almeno fino a un certo punto sono d'accordo con lei nel voler criticare, ma cosa si contrappone esattamente nel film a questi valori? Io ho visto molto nichilismo e anche la banalizzazione dei valori tradizionali, della famiglia, del ragazzo più di valori tradizionali che veniva un po' ridicolizzato, lui e il suo contesto, la sua cerchia. Ecco, la ridicolizzazione delle forze dell'ordine, la banalizzazione dell'uso di stupefacenti che ho visto. Questo richiama molto a del furto anche. Questo mi ha ricordato film americani come 8 Mile o anche American Beauty, dove c'era una forte critica di tutto ciò che è tradizionale, della decadenza nella quale inevitabilmente si cade quando ci si inquadra nel conformismo della società. Io sono d'accordo con lei, almeno fino a un tratto, sulla critica di questo, ma l'anteposizione di valori come quelli che hai visto nel film, che a mio avviso sono rimasti nel... Lei molto precisa, concludo subito. Ecco, secondo me quello che si è contrapposto a quei valori che lei critica, e che io ripeto, condivido con lei questa critica, non è adeguato anche il nome civil disobedience. Questo mi ricorda la disobbedienza civile, che si poteva condividere o meno, ma per esempio nel tema della guerra del Vietnam e molto anche di più recente di altre impronta politica, ma quella era improntata a una critica, a un cambiamento. Qui la disobbedienza civile di questo film, a cosa è volta? Non è chiaro. Grazie per il suo chiarimento. Io non penso che il compito di film sia dare delle risposte, pure degli interrogativi. Cioè, io non ho fatto un film a tesi, ho fatto semplicemente un film dove ho cercato di raccontare, anche nel mondo di artista, a volte soltanto una scena o due scene,
e non ho fatto vedere tutto negativo. C'è un padre invece che è il padre di Emiliano, che tranquillamente ha un rapporto molto comprensivo con il figlio, quindi non era nessuna critica a nulla. Semplicemente c'è una critica al conformismo, è innegabile, ma non c'è un conformismo. Il conformismo è detto il conformismo. Io non mi sono, ma l'ha precisato anche lei pochi minuti fa, la cultura dell'apparire, quello è conformismo. Sì, ma io non sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Un conto è il mondo dei writers e un conto è parlare poi dello spaccato dei ragazzi. Non è un film, torno a ripetere, sui writers, è un film sui ragazzi. Ognuno con la sua famiglia, c'è la persona che ha la mamma che ha storie con ragazzi più giovani perché ha avuto un figlio molto giovane e gli è mancata forse una fetta della sua gioventù che cerca di recuperare una volta che il figlio è cresciuto. Cioè abbiamo una situazione dove invece ha un padre tranquillo che giustifica il figlio, ma non ti preoccupare, ti hanno bocciato, anche a me mi hanno fregato, comunque i dirigenti sono stati... Quindi non c'è un voler prendere una posizione e dire una società soltanto di merda, scusa il termine forte, non c'è il positivo e il negativo, c'è una realtà, quella che io con la mia ottica, perché ognuno di noi setaccia e fa dei quadratini alla società per quello che vuole raccontare. Io mi tenevo a non dare la soluzione alle cose perché non è il mio compito, era emozionare, saper raccontare, saper dirigere degli attori che mi sembrano tutti, non perché sono presenti, molto autentici e veri, non hanno fatto il verso ai giovani, ma hanno ognuno raccontato realmente un personaggio che hanno lavorato per tirar fuori. Quindi non voglio dare risposte con questo film, semplicemente dire interroghiamoci anche noi che parte di responsabilità ci abbiamo per quello che sta accadendo, perché la società siamo tutti noi e ognuno può portare un seme positivo, ma non nel censurare o nel vietare, nel comprendere.